esiste un formaggio molto particolare che è il Castelmagno. Castelmagno? Ah, Castelmagno. Perché prima avevo detto che mi manca il Castelmagno. Noi chiaramente noi proponiamo il Castelmagno tradizionale, che è un'antica ricetta benedettina nata intorno al 1100-1200. Questo produttore in realtà fa il Castelmagno tradizionale di latte vaccino e poi ha cominciato a pensare come si potesse fare un Castelmagno di latte caprino. Infatti mi stavo fermando. In Italia il Castelmagno aus Kuhmilch und der gleiche Produzent produziert auch diesen Käse aus Ziegenmilch. Il Castelmagno per tradizione va tagliato in una maniera molto particolare, non si taglia completamente la forma come si fa con gli altri formaggi, ma per valutare la bontà, la qualità della pasta interna, quindi della maturazione, viene tagliato in una maniera estremamente particolare. Also dieser Käse wird auf eine ganz besondere Art eben zerteilt, einfach um auch die Qualität wertzuschätzen, und das wird uns unser Marco jetzt demonstrieren. Prego. Gute Position hier. Ja, danke, dass du mich so gut gesehen hast. Questo formaggio ha una maturazione, questo Castelmagno di capra ha una stagionatura di 9 mesi. Normalmente viene stagionato tra i 6 e gli 8. Also wird etwa 3 bis 8 Monate gereift. Ed è importante, l'importante è che quando viene tagliato un Castelmagno possa spaccarsi nella parte centrale in questo modo, per dimostrare la gessosità, la parte, diciamo, come posso dire, granulosa della pasta del Castelmagno. Se presenta questo spacco in maniera regolare, così come l'abbiamo visto, quindi con queste frastagliature, vuol dire che la stagionatura e la pasta è perfettamente matura. Lascio allo chef. Prego. Du sollst ihn jetzt aufschneiden, offenbar. È più bravo di me. Also wenn sich der Käse so zeigt, hat Samarco gerade gesagt, eben nachdem er aufgebrochen ist mit dieser leicht körnigen Oberfläche, dann ist er perfekt gereift. Dann ist er jetzt verzehrfertig sozusagen. Ich glaube, Castelmagno, come alcuni formaggi, noi lo consigliamo sempre di provare anche con dei vini, come posso dire, delle bollicine, quindi dei brut. Chiaramente formaggi estremamente stagionati, molto saporiti, no, ultimamente con i rossi, ma formaggi come il Castelmagno, per esempio, si evolvono meglio sul palato dei secoli.